Buongiorno a tutti, oggi lunedì 15 maggio, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti dal 26 al 16.4. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando verrà il paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Oggi il Vangelo ci parla dello Spirito Santo. Comprendiamo dalle parole di Gesù che lo Spirito, procedendo dal Padre, ci dona la testimonianza di Gesù. Egli mi renderà testimonianza, dice Gesù. E qual è la testimonianza dello Spirito Santo? È eh? la vita eterna, la vita del risorto che viene comunicata a noi per la potenza dello Spirito, soffio che dona vita nuova a ogni creatura. Questo soffio vitale comunicato nel battesimo ai cristiani ci fa chiesa, ci abilita ad essere prolungamento del risorto tra la gente. Nonostante tutti i nostri limiti, il Signore dona la vita, perché il Signore è Spirito Santo e fa di noi una rivelazione dell'amore di Dio verso qualcuno, per qualcuno, perché un giorno ciascuno di noi è stato chiamato alla vita di fede senza nessun merito. E il Padre ci ha scelti per dire a tutti che lui predilige i poveri e gli oppressi, non i giusti e chi si sente perfetto. Ecco allora la testimonianza che noi possiamo dare dello Spirito Santo e nello Spirito Santo, che Dio rialza chi è caduto e dona una casa al povero. Se lui ha fatto questo con noi, siamo certi che lo farà anche attraverso di noi. Il problema è che questa grande speranza fa paura e questa paura impedisce l'accoglienza dello Spirito. Ci sono persone che hanno paura dell'amore, della carità, della bontà e perciò mancano di fiducia, rispondono col male quindi. Ma questo non ci può scandalizzare, lo, lo dice Gesù, perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo chiuso la porta alla speranza. E allora oggi iniziamo questo giorno invocando lo Spirito Santo, perché anche le porte chiuse lo Spirito Santo le possa aprire. E perché questo sia un giorno nuovo in cui la speranza e la fiducia distruggano la paura del rifiuto e della persecuzione. Lo leggiamo oggi nel Vangelo. Gesù ci ha detto che saremo perseguitati, lo sappiamo, ma sappiamo anche che quando l'amore arde nel cuore, il soffio dello Spirito dona la forza necessaria per affrontare ogni prova, ogni persecuzione e ci dona anche la forza di restare nella fiducia in Dio. Nonostante il rifiuto e le durezze che possiamo sperimentare e delle durezze anche nel cuore di tante persone. Invochiamo lo Spirito Santo. Lui ci farà aprire il cuore alla verità e alla luce sempre di più. Signore che oggi si compia per noi la tua parola. Anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Ecco, senza nessun merito oggi accogliamo la tua salvezza e con cuore grato ti diamo gloria. Manifesta in noi e attraverso di noi la potenza della tua testimonianza. Amen. Buona giornata.